L'anteprima del nostro telegiornale, ben ritrovati, apriremo sulle vaccinazioni mentre continua a montare la polemica sulla questione della vaccinazione delle isole minori. Il commissario Figliuolo chiarisce con una nota ben precisa, si procederà con la vaccinazione di massa per quelle isole nelle quali l'assistenza sanitaria è inadeguata ed intanto si continua con accelerazione sulle tre isole e da domani nell'ASL un open day per continuare a vaccinare chi ancora non l'ha fatto. E poi per quanto riguarda i trasporti, i dipendenti dell'EAV e poi si passerà ai dipendenti delle aziende private, lo ha chiarito il governatore della Campania De Luca che ieri è intervenuto all'inaugurazione del gruppo di vaccinazioni all'EAV a Napoli. Poi ci sposteremo a Procida, per la precisione a Vivara, dove si è dato l'avvio alle pratiche per l'esproprio dell'isolotto grazie ad un intervento deciso del comitato di gestione. Poi con lo sport e il calcio ritorneremo sull'ultima giornata di campionato di eccellenza con gli allenatori che commentano le due partite e soprattutto Billone Monti, il mister Gialloblè, che parla di un girone duro ed apertissimo, bisogna stringere i denti. Di questo e altro ancora ci occuperemo come sempre tra pochissimo dopo la pubblicità. Grandi saldi per grandi marche. Cogli le grandi offerte di Arbel. Da sempre punto di riferimento per ischitani e turisti. Le migliori marche a prezzi mai visti prima. Sconti fino al 70% per prodotti firmati Alviero Martini Prima Classe, Gabs, Gattinoni, Mazzini, Biasia Francesco e tanti altri. Arpel è borse, portafogli, cinture, accessori, articoli viaggio ed anche abbigliamento di Alessandro Legora. Questo è il momento di acquistare. Ad Ischia, in Corso Vittoria Colonna. Arpel, grandi saldi per grandi marche. Il centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine si è rinnovato. Nuove e moderne strumentazioni e studi più accoglienti e riorganizzati. Per la salute dei nostri pazienti, ecco la nuova MOC Primus per l'osteoporosi e la nuova TAC Siemens Somaton. Ecorad ti offre strumentazione di ultima generazione, dagli altissimi standard tecnologici, con riduzione delle dosi di radiazioni. Il centro Ecorad è inoltre specializzato per diagnosi approfondite per encefalo, colonna vertebrale, strutture osteoarticolari, mammografia. Ecorad è in Rione Genara 16 a Forio, telefono 081. 99 71 82. Ecorad, medicina di ultima generazione per la salute degli isolani. Ischia, il mare, le terme, la natura. Ad Ischia, nel centro, a due passi dal porto e dal mare, l'hotel Re Ferdinando 4 Stelle Leisure ti offre un ampio parco, 5 piscine, 2000 metri quadrati di centro benessere, ben 4 ampie sale ristorante con tavoli ben distanziati e poi palestra e tanto altro ancora. Cogli le nostre offerte, scoprile sul sito web hotelreferdinandoischia.it oppure telefona al numero 081 507 0111 e da oggi caparra zero e cancellazione gratuita della prenotazione fino a 7 giorni prima dell'arrivo. Ci siamo attrezzati per garantirti una vacanza in piena sicurezza. L'isola più bella, le 4 stelle più prestigiose, per una vacanza davvero speciale. Re Ferdinando, stupirvi è la cosa che ci riesce meglio. L'antica arte della ceramica, tramandata da generazione in generazione, giunge fino a noi. Keramos, maestri della creta e professionisti della decorazione, realizzano prodotti unici nel rispetto delle antiche tradizioni. Realizzazioni personalizzate e su ordinazione. Dopo il terremoto del 21 agosto, da Casa Nicciola ci siamo trasferiti a Forio. La passione per l'arte. Keramos, la ceramica di Ischia. Una lunga storia, senza fine. Questa sì che è vita, ragazzi. Dicevano, la marijuana non porta la droga pesante. Dai, forza. Vuoi un altro tiro? No. Certo. Mentivano. Scopri la verità sulla marijuana. No alla droga.org. Pubblicità Media and Service. Buono Pubblicità. Agenzia Stampa e Propaganda. Dal 1962, nuove idee per l'isola di Ischia.
Vaccinazione di massa per la sicurezza delle isole minori, la precisazione oggi del commissario Figliuolo. Si parte da quelle non sempre provviste di presidi sanitari adeguati. E domani vaccino dei senza prenotazione in tutta la ASL Napoli 2 Nord, ad Ischia gli over 50. Trasporti pubblici e privati, le priorità in Campania. Il presidente De Luca ha dato il via alle vaccinazioni per i dipendenti dell'EAV, siglato un accordo per procedere anche con i dipendenti delle ditte private. Vivara, il comitato di gestione, avvia le pratiche per l'esproprio, chiesta una valutazione economica dell'intero isolotto e degli edifici in esso contenuti. Lo sport, il calcio, girone duro ed apertissimo, bisogna stringere i denti. L'allenatore dell'Ischia, Billone Monti, analizza l'attuale momento del campionato alla luce degli ultimi risultati di domenica con le vittorie dei Gialloblè e del Real Forio. Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Telischia. Dunque, le vaccinazioni di massa per mettere in sicurezza tutte le isole minori italiane. La precisazione oggi del commissario straordinario Figliuolo. Si parte da quelle non sempre provviste di presidi sanitari adeguati. Domani, mercoledì, il tema sarà affrontato in mattinata nel corso di una conferenza alla quale parteciperà anche l'ANCIM con il suo presidente Francesco Del Deo. Per i dettagli vediamo il servizio. Dopo alcune recenti uscite sulla stampa a proposito delle priorità richieste dalle isole minori, la struttura commissariale del generale Figliuolo, attraverso una nota ufficiale, interviene nel dibattito precisando innanzitutto che la campagna vaccinale continua con il focus su anziani e soggetti fragili. L'intento viene ribadito confermando la bontà dei risultati che questa linea sta facendo registrare a livello nazionale. Dal 10 aprile ad oggi, infatti, si è rilevato un meno 26% di decessi, meno 34% di ricoveri ordinari e meno 31% di ricoveri in terapia intensiva. Nella stessa nota, però, si afferma anche che nel contesto della campagna vaccinale verrà data massima attenzione anche alla messa in sicurezza degli abitanti delle isole minori. Tra le ipotesi di lavoro, prosegue la nota, figura la possibilità di effettuare la vaccinazione di massa per mettere in sicurezza le isole minori, partendo da quelle che possono presentare una particolare esposizione al rischio epidemiologico e che non sempre sono provviste di presidi sanitari adeguati. Questo passaggio in particolare lascia immaginare una vittoria, per così dire, della linea portata avanti dal presidente della Campania, Vincenzo De Luca, e appoggiata anche dalla politica locale delle isole del Golfo di Napoli. Da quanto si legge, tuttavia, la priorità nelle somministrazioni sarà data alle isole maggiormente penalizzate dal punto di vista sanitario. Tante sono infatti le piccole isole d'Italia che non possono contare su un ospedale attrezzato o un numero sufficiente di posti di terapia intensiva. Il tema sarà affrontato domani mattina alle 11 dal commissario straordinario Figliuolo nel corso di una videoconferenza organizzata dal governo, cui parteciperanno l'ANCIM, l'associazione che riunisce i comuni delle isole minori, con la presenza del sindaco di Forio Francesco Del Deo in qualità di presidente, insieme ai rappresentanti di altre isole. Accelerazione in Campania per la vaccinazione delle popolazioni delle tre isole. Lo conferma il sindaco di Forio e il presidente dell'ANCIM Del Deo, che lancia un appello agli ischitani ad aderire al più presto al programma di vaccinazione in corso. Sentiamo. Ho avuto un incontro col ministro Garavaglia mercoledì, non questo trascorso ma l'altro, e l'ho trovato molto deciso ad andare avanti su questa linea forte per quanto riguarda il turismo. Sindaco, di recente il governatore De Luca ha fatto accenno specifico alle vaccinazioni sulle isole. Cosa ci può dire in merito? Come sta andando? A giorni, penso che entro questa settimana, Procida diventerà dunque Covid free, anche perché Capri fa parte dell'ASL Napoli 1 e sta molto avanti. Noi però sono isole piccole, perché Procida e Capri sono isole piccole. Noi in percentuale sull'isola di Ischia ci troviamo con circa il 30% delle persone da vaccinare, il che è una buona media. Si è preferito concordare di chiudere Procida appunto come Covid free, perché era più facile e più rapido farlo, anche per un discorso che i vaccini sono pochi e anche per il discorso dei medici che dovevano andare e venire. Quindi chiudere su Procida e poi concentrare tutto il personale, tutti i vaccini che arriveranno, soltanto su Ischia. Fare un appello ai cittadini di prenotarsi, perché le prenotazioni sulle piattaforme sono molto basse, perché rischiamo poi di avere i vaccini, di avere i medici e di non avere le persone da vaccinare, perché molti non si sono ancora prenotati.
Domani, mercoledì 5 maggio, tutti gli hub vaccinali della ASL Napoli 2 Nord effettueranno vaccinazioni senza prenotazione. La vaccinazione contro il Covid sarà libera. Sull'isola di Ischia l'open day sarà diretto ai cittadini che hanno tra i 50 e i 79 anni. Il centro vaccinale dell'isola di Ischia sarà quello presso il palazzetto dello sport di Ischia a Fondo Bosso. Momenti di tensione si sono vissuti questa mattina nell'hub della mostra d'oltremare, dove erano stati convocati 4.000 cittadini della fascia d'età tra i 60 e i 69 anni. All'improvviso l'attenzione è stata catturata da insulti e minacce rivolte ai medici da parte di alcuni sessantenni che pretendevano di essere vaccinati con Pfizer o Moderna invece che con AstraZeneca. Il direttore generale della ASL Napoli 1 Centro, dottor Ciro Verdoliva, è stato costretto a chiedere l'intervento delle forze di polizia presenti sul posto proprio per sedare le proteste. Con la vaccinazione dei dipendenti dell'EAV, la Regione Campania ha avviato il programma di immunizzazione degli addetti del trasporto pubblico locale. Era un atto dovuto dopo aver aperto le scuole, ha sottolineato il presidente De Luca. Il governatore conferma due obiettivi attuali prioritari: il trasporto ed il turismo. Sentiamo. Abbiamo deciso di partire con il comparto del trasporto pubblico, anche perché si sono aperte le scuole. E quindi è indispensabile garantire condizioni di sicurezza anche sui mezzi pubblici. Cominciamo con l'azienda regionale, l'EAV, ma per iniziativa della direzione dell'EAV si procederà alla vaccinazione anche di tutto il comparto del trasporto, anche delle aziende private. Procederemo anche alla vaccinazione dei tassisti. Cercheremo cioè di fare veramente una cosa importante per garantire la non diffusione del contagio. Siamo particolarmente soddisfatti. Per quanto riguarda le isole Covid free, Procida è la prima isola italiana, poi quando toccherà anche a Capri e Ischia? Fine settimana arriviamo a Capri e sarà un altro momento di grande promozione del turismo campano e italiano. Poi dopo un'altra settimana saremo pronti a Ischia, quindi presentiamo in maniera tranquilla tutto il comparto turistico alberghiero. Poi proseguiremo ovviamente con la costiera sorrentina, la costiera amalfitana, cilentana, litorale Domizio, Campi Flegrei. Faremo quello che abbiamo deciso di fare, cioè dare priorità al comparto turistico alberghiero per evitare di perdere milioni di turisti nella stagione estiva. Ed a proposito di trasporti, Confesercenti Federnoleggio ha raggiunto un accordo con la Regione Campania per sottoporre alla vaccinazione tutti i dipendenti delle aziende di trasporto privato, autobus, NCC, noleggio vetture, bus turismo, eccetera, i quali potranno beneficiare dell'hub vaccinale istituito da EAV e che era rivolto inizialmente solo ai dipendenti delle aziende di trasporto pubblico. Una intesa volta a favorire la ripartenza di queste attività ferme ormai da 16 mesi. La vaccinazione allargata anche al settore privato dei trasporti è tuttavia solo il primo passo. Riapertura degli stabilimenti balneari. L'Asso Demaniali scrive al Presidente della Regione chiedendo che venga indicata una data unica per la ripartenza degli stabilimenti per tutti i comuni della Regione. Sottolinea l'architetto Antonio Cecoro, che è Presidente di Asso Demaniali Campania, l'associazione che raggruppa oltre 250 imprenditori del mare. L'emergenza sanitaria, dice, già sta producendo effetti devastanti per l'intera economia nazionale, coinvolge in modo incisivo anche il settore del turismo e quindi anche le attività degli stabilimenti balneari. Ed ora il consueto bollettino dei contagi. Nell'ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del coronavirus sul territorio nazionale, ad oggi 4 maggio il totale di attualmente positivi è di 413.889, con una decrescita di 9.669 assistiti. I deceduti sono 305 e il totale sale a 121.738. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale a 3.524.194, con un incremento di 18.477 persone. Tra gli attualmente positivi, 2.423 sono in cura presso le terapie intensive, con un decremento di 67 pazienti. 18.176 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 219 pazienti. Ed infine 393.290 persone sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Ed ora la situazione in Campania. Oggi si registrano 1.331 nuovi contagi su 17.336 tamponi molecolari eseguiti.
38 sono i nuovi decessi in Campania, mentre 2.688 i nuovi guariti. Per quanto riguarda i posti letto su base regionale, quelli di terapia intensiva occupati sono 128, quelli invece di degenza occupati sono 1.480. E nell'ultimo rapporto della unità di crisi della Regione Campania sull'epidemia figurano 3 nuovi contagi relativi alle isole del Golfo di Napoli. Si tratta di un cittadino residente a Casamicciola, uno a Forio ed uno sull'isola di Procida. Ancora nulla da segnalare invece per i comuni dell'isola di Capri. La giunta comunale di Laccoameno ha approvato la richiesta della professoressa Assunta Barbieri, dirigente del liceo statale Ischia, con la quale proponeva di intitolare il liceo alla memoria del professor Giorgio Buchner, archeologo di fama internazionale, deceduto da più di 10 anni. Inizia domani mercoledì ad Ischia il viaggio dei libri della Biblioteca Comunale Antoniana, promossa dal Centro per il Libro e la Lettura, nell'anno dedicato alle celebrazioni per il 700° anniversario della sua morte. Il maggio dei libri celebra Dante Alighieri, declinando l'amore, uno dei temi cardine della sua produzione. Videoconferenze, presentazioni online e letture ad alta voce, in presenza per i più piccoli, per l'Antoniana l'opportunità di potersi raccontare come osservatorio di importanti processi culturali, così la direttrice della biblioteca, Lucia Annicelli. Ed è stato pubblicato l'ultimo lavoro di Benedetto Valentino, Storie di pirati, eretici e pestilenze, dedicato alla storia dell'isola di Ischia e della sua popolazione dalla preistoria alla fine del feudalesimo. Un'opera nuova, figlia del primo lockdown, scritta grazie a fonti quasi del tutto inedite. Sentiamo uno stralcio. Oggi scrive una storia sistemica dell'isola di Ischia non può essere fatta da una persona sola, per cui il titolo non può essere Storia dell'isola di Ischia, anche se mi sono proposto di guardare la storia di questi secoli attraverso delle prospettive, delle tematiche, in modo tale che praticamente la tematica diventava, come dire, il filo conduttore di tutta la nostra storia, e ne ho individuate 3. Uno, perché è attuale, cioè le pestilenze che hanno comunque contraddistinto la storia dei nostri avi in maniera forte, e altre 2 invece, una sono i pirati, perché noi abbiamo questa storia millenaria di oltre 1000 anni di guerra con l'Islam, quindi con i pirati barbareschi, e la nostra è stata una storia di pirati, per cui ho cercato di trovare un filo conduttore per tutti questi lunghi mille anni della guerra corsara, e soprattutto le tracce di tutti gli ischitani che erano stati rapiti dai pirati, quindi dai corsari turchi, e che praticamente hanno costruito a Tunisi il bardo, che lavoravano come camerieri, che erano tutte persone di Ischiaponte, di Forio, di Laccoameno. Cioè, calcolate che noi contiamo circa 4-5 mila ischitani rapiti, oltre a quelli che sono stati praticamente volontariamente abbracciavano l'Islam, anche da Ischia. Molte di quelle che sono le fonti che ho trovato sono tutte fonti inedite, cioè la bibliografia con cui è stata raccontata la storia di Ischia fino a oggi, in realtà questo volume la arricchisce molto, perché sono tutte ricerche di archivi inedite. Cioè, devi sapere che, faccio un esempio, il periodo più oscuro della storia, non solo di Ischia, ma anche della storia napoletana, quindi del Regno di Napoli, è quello là che va dalla rivolta di Masaniello fino al 1735, quindi dal 1645 al 1700, quindi un secolo intero di cui non si conosceva proprio nulla, era oscuro. Perché questo? Perché una bomba durante la Seconda Guerra Mondiale distrugge parte dell'archivio di Stato di Napoli, è proprio questo periodo qui. Quindi tutta la storia dei viceré, dalla rivolta di Masaniello alla fine del feudalismo a Ischia, era sconosciuta. Io che ho fatto? Ho cercato di trovare tutte queste fonti sparse e metterle insieme come un puzzle. E ho avuto la fortuna di trovare un libro in cui esistono solo 2 edizioni in tutto il mondo, che è praticamente il libro che scrisse il governatore di Ischia,
perché si voleva difendere dalle università ischitane, perché veniva accusato. Attraverso questo libro, di cui esiste una copia praticamente di fatto, sono riuscito a ricostruire tutto questo periodo qua, e questo è, diciamo, un contributo, penso, importante alla storia di Ischia. Ed ora la solidarietà. Come annunciato nei giorni scorsi, i calciatori dell'Ischia Calcio si sono resi protagonisti di un gesto importante dal punto di vista umano. Al Mazzella sono arrivati volontari della catena alimentare Nunzia Mattera per raccogliere il frutto della generosità dello spogliatoio gialloblù. Siamo felici, dicono, di aver potuto dare questo piccolo contributo agli ischitani che in questo momento sono in difficoltà, e vorremmo il vostro aiuto per poterli aiutare ancora. Donate insieme a noi, dicono dall'Ischia Calcio, portate alla catena alimentare pasta, carne e tonno in scatola, olio omogeneizzati. Senza il vostro tifo non potremmo mai vincere sul campo, e senza il vostro aiuto non si potrà vincere la partita della solidarietà. Domani, mercoledì 5 maggio, a Casa Micciola approda la Lady Loren, la barca a vela che si fa comunità navigando il Mar Tirreno, parte centrale del progetto nazionale A Scuola per Mare, cofinanziato da Impresa Sociale con i Bambini per il contrasto della povertà educativa, dispersione ed abbandono scolastico. È un esperimento che dal 2018 fornisce ai ragazzi gli strumenti per mettersi alla prova vivendo in comunità. Ad accogliere l'equipaggio dei ragazzi ed il comandante educatore Gabriele Gaudenzi, responsabile del progetto, presso Marina di Casa Micciola ci sarà Luisa Francesca Proto, presidente dell'associazione Un Ponte nel Vento. A Procida, giorni fa, importante riunione del comitato di gestione della riserva dell'isola di Vivara, che ha dato il via alle operazioni di esproprio dell'isolotto e quanto in esso è contenuto. Per i dettagli ascoltiamo Leo Pugliese. Giorni fa, un'importante riunione del comitato di gestione della riserva di Stato di Vivara ha dato il là alle azioni propedeutiche all'esproprio dell'isolotto. L'ultima riunione ha riportato proprio al punto 2 dell'ordine del giorno l'accordo con l'Agenzia del Territorio avente ad oggetto rapporti tra la riserva ed i proprietari dell'isola di Vivara, eventuale esproprio. L'ente riserva infatti ha chiesto all'Agenzia del Territorio la bozza di un accordo per la valutazione estimativa dell'isola, avendo il Ministero dell'Ambiente considerato possibile un esproprio e non un acquisto dell'isola di Vivara. La proprietà, dal canto suo, rappresentata all'interno del CDA della famiglia Diana, ha manifestato un interesse per la procedura di esproprio a condizione di condividere l'importo della valutazione fatta dall'agenzia. L'esproprio riguarderà tutta l'isola di Vivara con i relativi edifici, dando una corsia preferenziale all'esproprio immediato della casa del caporale al fine di avviare rapidamente i lavori di ristrutturazione e di messa in sicurezza di quella che è la porta di accesso all'isola necessaria per accedere a Vivara. Oltre ciò, si è discusso anche del capitolato prestazionale per l'organizzazione e la gestione delle visite guidate a Vivara, del merchandising, della valorizzazione del territorio e della comunicazione. Ed ora il calcio con il dopo partita. Dopo il 2-1 del Calise contro il Pianura, Flavio Leo è al settimo cielo grazie al suo Real Forio ed esalta la prestazione della squadra, mentre il tecnico ospite Marra preferisce non fare drammi per la sconfitta subita. Ascoltiamoli. Siamo con mister Flavio Leo del Real Forio. Mister, una grandissima vittoria oggi in casa contro il Pianura, il primo tempo un po' in difficoltà, il secondo tempo il Forio cambia faccia e porta il risultato a casa, anche comunque faticando tanto. Era normale, guarda, affrontare una squadra forte come questa del Pianura era normale soffrire per i 95 minuti. I ragazzi sapevano che era una gara di grande sofferenza, però devo fare i complimenti perché finalmente hanno lottato fino al 95esimo senza mai mollare e credendoci fino alla fine. Primo tempo chiaramente sapevamo che una squadra che doveva vincere, aspettavamo proprio un'onda d'urto, quindi aspettavamo proprio questo tipo di partita, però i ragazzi hanno tenuto bene. Sì, abbiamo preso gol, però alla fine è stato un gran gol di Massimo il primo, poi il secondo va bene, è stato da Cineteca, però è l'atteggiamento che finalmente ho visto che è mancato nelle partite precedenti. E poi è motivo di grande orgoglio vincere contro una squadra fortissima, e poi fondamentalmente i ragazzi dopo due sconfitte, secondo me con risultato molto largo, troppo pesante per le prestazioni, finalmente oggi torniamo a casa tutti quanti con il sorriso. Mister, subito inizio secondo tempo si fa male Capuano, entra Lubrano ed entra subito con una grande testa, subito concentrato, e si è visto.
brano penso che sia stato proprio il, come dire, lo specchio di quello che è stata oggi la squadra. È entrato con la giusta determinazione dal primo secondo che ha messo piede in campo fino alla fine. Faccio i complimenti a tutta la squadra, ma in particolar modo a lui, perché non era facile entrare con due attaccanti di quella levatura e mantenere con grande personalità la linea di difesa. Ma a parte questo, veramente i ragazzi hanno fatto una grande prova di carattere, quindi faccio i complimenti a tutti. Durante la telecronaca ho detto, appena c'è stato il rigore per Grezio, era lo stesso minuto in cui avevate preso gol contro il Barano. Però oggi possiamo fare santo l'amarro. Guarda, oggi sarebbe stata una beffa, perché dopo questa prestazione, sì, alla fine il pareggio ci poteva anche stare, però ha coronato veramente la prestazione di tutti, anche la parata sul rigore di Lamarra. Questo vuol dire che stiamo crescendo molto anche mentalmente e in prospettiva al lavoro che stiamo facendo per l'anno prossimo. Sicuramente oggi soprattutto ci sono state delle grandi risposte da parte di tutti. Bisogna fare i complimenti al Folio, ha fatto di tutto per vincere, ha difeso il vantaggio, lo svantaggio e ha cercato di approfittare qualora ci fossero stati dei nostri errori. Quindi noi dobbiamo fare mea culpa, perché queste partite per vincere i campionati bisogna vincere, non basta vincere contro le dirette concorrenti, perché queste partite ti danno la consapevolezza di essere una squadra forte mentalmente. Evidentemente non siamo bravi ancora, non sono stato bravo io a far capire l'importanza di questa partita, dove abbiamo avuto un sacco di occasioni, non siamo stati bravi e cattivi a concretizzare. Quindi complimenti a Folio e questa partita ce la dobbiamo ricordare per lungo il tragitto. In questo girone sopra l'isola è sempre difficile da giocarci, perché hanno un senso di appartenenza, soprattutto in casa dove non le hanno le campane. Quindi io penso che è difficile, al di là di che dicono che ci sono tre squadre forti e poi le altre due non ci sono, però se ne becchi una giornata del genere, non riesci a concretizzare, loro non muoiono mai, tra virgolette, calcisticamente. Quindi bisogna solo prendere spunto dal senso di appartenenza di queste squadre, che magari non avranno il nostro tasso tecnico, ma riescono ad avere quello sprint in più dove noi non siamo stati bravi oggi. Ed ora sull'altro campo isolano, dopo la bella vittoria dell'Ischia Calcio contro il Napoli United, il tecnico gialloblu Billone Monti si gode la bella prestazione della sua squadra, mentre Fasano mastica amaro e se la prende con i trifogli del Mazzella. Sentiamo. Primo tempo perfetto sotto l'aspetto tattico, abbiamo negli spazi abbiamo sfiorato il 3-0 più di una volta. Ricordo tiro di Castagna, due di Sapia, uno ha preso l'avversario, uno è andato fuori, un'altra palla di Carcamone che poteva darla a Saurino che era da solo. Hanno fatto un ottimo primo tempo, complimenti a questi ragazzi, si sono applicati alla grande, è quello che piace a me, ho proprio un'applicazione tattica feroce, attenta in tutte le situazioni di gioco. Secondo tempo un po' di sofferenza, senza però concedere occasioni all'avversario, tranne quella palla inattiva che purtroppo ci può stare. Si sa che poi è difficile mantenere dei ritmi per tutta la partita sul nostro campo. I ragazzi comunque sono stati bene in campo, non hanno concesso palle gol agli avversari nel secondo tempo, hanno concesso solo un po' di supremazia territoriale e alla fine sono riusciti anche a fare il 3-1 con una bella azione di Florio. Ripeto, Trani che poi ha seguito. I ragazzi, ripeto, sono stati encomiabili sotto tutti gli aspetti. Giocavamo contro una squadra forte, l'ha dimostrato fino adesso, ha degli ottimi calciatori, quindi il girone è abbastanza duro. Lo dimostra anche la vittoria di oggi del Forio col Pianura. Il calcio non è facile, sembra facile, ma non è facile. Il Forio ha dimostrato contro di noi di crearci dei problemi, oggi l'ha creati al Pianura ed ha vinto anche la partita, quindi girone apertissimo, è duro e bisogna diciamo stringere i denti e lottare fino alla fine
cercando di essere sempre tatticamente intelligenti, come i ragazzi lo sono stati il primo tempo, mi sono piaciuti tantissimo. Mister, sono le mie squadre, questa qua, quella del primo tempo, sofferenza, ripartenza, sfruttare spazi, chiudere raddoppi, chiudere spazi all'avversario, e infatti il primo tempo, ripeto, potevamo arrotondare il punteggio. No, il risultato secondo me è bugiardo, se parliamo di tabellino, però è finita 3-1, quindi io dico, quando si perde bisogna accettare il risultato 3-1 e si torna a casa, quindi partiamo da questo presupposto, bisogna dare merito all'avversario per averci fatto 3 gol e aver vinto la partita. Noi per fortuna abbiamo, no per fortuna, per bravura, anche dopo un primo tempo un pochino balordo, siamo riusciti a fare un secondo tempo anche in 10 uomini, chiudendo la squadra avversaria nella loro metà campo, quindi c'è da fare i complimenti alla squadra, va bene così. Mister Fasano, forse si aspettava diciamo un po' più di concretezza dalla Cintola in su da parte dei suoi? Mi sono dato una motivazione, che questo campo, che ha un'erba molto molto folta, poi sono tutti trifogli, la trasmissione, la palla si rallenta molto, e soprattutto con i due attaccanti esterni che abbiamo, che sono molto tecnici e lavoriamo molto su queste giocate, hanno avuto un po' di fatica nei primi controlli, nel cercare il tiro. Ed ora, come sempre, prima di chiudere, spazio al meteo, vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, molte nubi con deboli piovigini. In montagna, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli coperti con piogge battenti. In montagna, molte nubi con deboli piovigini. Siamo arrivati in coda a questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio in compagnia dei nostri speciali e noi ci rivediamo come sempre all'edizione delle 14. Arrivederci.